Salve a tutti, io mi chiamo Michele Benevento e sono uno degli autori dei carnet di viaggio fatto durante il giro intorno ai castelli di Piacenza e Parma. E il mio è questo qui. Insomma, io ho un po' cercato una chiave di lettura leggermente diversa rispetto agli altri, perché invece che sui castelli mi sono concentrato sugli uomini, sulle persone che hanno abitato i castelli. Poi il tutto è stato generato, l'idea mi è venuta perché c'è stato un piccolo aneddoto, insomma, che un piccolo incontro fatto durante appunto la prima visita, e uno dei miei compagni di viaggio è stato identificato con uno dei fantasmi del castello, cioè sembrava che gli somigliasse molto. Quindi da lì l'ho usato come protagonista della storia, perché ogni fantasma ha la sua faccia, ha il suo volto, però appunto ho preso questo pretesto per raccontare la storia degli uomini, non tanto dei castelli. Quindi da lì ho svolto tutta la vicenda attraverso appunto questo barbuto, questo pirata che si muove all'interno delle varie costruzioni, dei vari castelli, fino ad arrivare appunto alla Rocca di San Vitale di Fontanellato, dove ci siamo rincontrati tutti e dove abbiamo effettivamente trovato l'ultimo fantasma che ci ha portato a compimento, insomma. Questo, diciamo, il mio punto di vista. Poi ognuno, come avete potuto vedere, l'ha declinata alla sua maniera. Insomma, è stato molto stimolante, molto divertente, ma soprattutto ci ha permesso di, almeno a me ha permesso di conoscere un angolo di mondo che non sospettavo, non credevo ci fossero così tanti castelli concentrati in un'area geografica così limitata. Insomma, questo è.